Ciao ragazzi e ciao ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Sono qua per fare il video che si chiama Reading People's Assumption About Me. Vabbè, non si pronuncerà mai così. Comunque leggo le supposizioni di sapere della gente, cosa pensa di sapere di me. Vi ho chiesto su Instagram e c'ho tantissime supposizioni che avete fatto su di me, quindi sono curiosissima di leggerle con voi e di rispondere anche quante più possibile. Mi raccomando ragazzi, innanzitutto mettete un bel like a questo video se vi piacciono questi video domande risposte in cui mi apro di più a voi, così ne faccio altri. Ho tutti i miei gioielli Carlita Jewelry, i nuovi, che trovate sul mio shop online. Sono di nuovo disponibili perché erano andata a ruba, sia nella versione oro che argento, le tre collane monete e gli orecchini cerchi spessi ad oro. E il trucco, se vi sembra un trucco particolarmente bello, è perché è un trucco che mi ha fatto una makeup artist professionista, che è una mia follower a cui voglio tanto tanto bene. Quindi mi raccomando, andate a vedere il video, perché abbiamo fatto proprio il video tutorial di questo trucco e l'abbiamo caricato qualche giorno fa. Ve lo metto qui nelle schede, o qui, e quindi andatelo a vedere perché è un bellissimo video che abbiamo fatto io e lei, dove lei mi trucca con questo trucco bellissimo. E adesso ho pensato di registrare anche questo video. Adesso vado a leggere tutte le cose che mi avete scritto, veramente mi avete scritto in tantissimi, per cui questo video si porta tantissimo. Oh mio Dio, sono un po' storta. Ho comprato questo nuovo sfondo, non so se vi piace, fatemelo sapere, mi piace tantissimo. Allora, vediamo. Sei sicuramente una persona molto ambiziosa e che riesce ad adattarsi in ogni situazione. Sì, è vero, sono molto ambiziosa, nel senso che voglio, cioè io ho veramente delle ambizioni molto molto grandi. A volte certe cose che alcune persone mi dicono: tu sei pazza, cioè questa è un'utopia, è impossibile. Io dico: no, non è mai impossibile, io ci riuscirò. E infatti veramente sono molto molto determinata, ho tanti sogni, insomma non mi arrendo, sono una bella capatosta, come si dice a Napoli, e riesco ad adattarmi in ogni situazione. Sì, è vero, infatti io mi adatto facilmente anche a varie, diverse tipologie di persone, diversi contesti, sto bene con me stessa, quindi sto bene in realtà in qualsiasi posto, in qualsiasi situazione. Cioè, ho fatto il liceo scientifico. In realtà queste non sono supposizioni ma sono domande, però vabbè, mi dispiace non rispondere. Allora, quindi leggerò solo le supposizioni per non deviare il video. Allora, sei una donna che quando ama dà tutta se stessa. Sì, è vero, sono una persona che quando ama veramente, io amo l'amore sincero e onesto, non amo le mezze misure, non amo le falsità, sia nell'amicizia che nell'amore. Io ti do e pretendo anche, sono fatta così, e non riesco a passare sopra le bugie, anche piccole, non ci riesco proprio, perché mi sento proprio ferita, delusa. E infatti non so, forse dovrei cambiare questo mio lato del carattere, però la cosa positiva è che sono circondata da persone di cui mi posso fidare veramente ciecamente, perché veramente mi amano e ci tengono a me. Tesoro, dimmi che guadagni anche 20.000 euro al mese, ti prego. Ma non è, cioè, il senso non è fare queste domande, però vabbè, comunque no, non guadagno 20.000 euro al mese, almeno penso di non esserci arrivata ancora, ma vi farò sapere. Hai raggiunto una stabilità economica che ti permette di fare ciò che hai sempre desiderato. Sì, è vero, fortunatamente la cosa bella è che ho raggiunto, sì, dopo tanti anni in cui ho lavorato, ho raggiunto una bella stabilità che mi permette di fortunatamente, ringraziando Dio, di poter fare tante cose nella mia vita e di dedicare anche soldi ai miei sogni, alle mie ambizioni. Ad esempio, come quando ho aperto il mio shop online, comunque ho fatto degli bei investimenti, l'ho potuto fare poiché avevo una bella condizione stabile economica, non ho chiesto prestiti, non ho chiesto aiuti, ho fatto tutto con quello che io mi ero creata, insomma. E anche adesso ho intenzione di fare altri investimenti, altre cose, eccetera. Poi scoprirete. Che sei una persona stupenda e ti stimo molto. Grazie, oh mio Dio, siete carinissimi. Allora, non hai 25 anni, lo deduco. No, vorrei avere 25 anni. Tanti mi dite che tipo dimostri 25 anni, no. Purtroppo no. Penso che tu sia una ragazza molto sveglia e simpatica. Grazie, oh mio Dio, mi stavo attaccando. Sì, sono molto sveglia e simpatica, oh mio Dio, la biodestia. No, però sì, sono soprattutto molto sveglia. Simpatica, vabbè, non si può essere simpatici a tutti, però sono molto molto sveglia. Diciamo che io mi accorgo anche di cose che altre persone non si accorgono, e mi accorgo di tutto. Anche se
una persona, io basta che la vedo, la sento, mi dice una parola e capisco se è vera, se è falsa, se è pura, se non so tutto, vi giuro. Non è una bella cosa questa, perché a volte vorrei essere un po' più così, non tanto sveglia, accorgermi veramente anche delle cattiverie, un po' di tutto, vabbè. Poi, ottima imprenditrice, grazie. Sì, penso a questo punto sì, perché comunque a questo punto sì, mi ritengo imprenditrice, perché comunque è un'azienda mia, uno shop mio, quindi sì. Sei una ragazza sensibile e molto buona, è questo che lega te e Dario, sì, è vero. Penso che lui abbia trovato il lato di me più buono e che poi corrisponda a quello che è lui, comunque una persona buona. Penso che tu, questa è bella, questa è una bella supposizione. In realtà il 90% di queste supposizioni sono vere e fa capire proprio che mi conoscete attraverso il video di YouTube, attraverso Instagram, le mie storie quotidiane. Veramente, veramente mi conoscete proprio nel profondo, quindi è una cosa bellissima. Penso che tu sia forte, generosa, scusate, ma ho un po' di tosse. Penso che tu sia forte, generosa, ambiziosa, coraggiosa. Penso che tu sia cresciuta e maturata. Sì, è vero. Tutti questi aggettivi mi si addicono molto, e anche il fatto che comunque sono cresciuta, sono maturata, comunque anche si vede anche dalla tipologia che faccio di video rispetto a prima, adesso do più importanza ai video che faccio, ci sono video del passato che non rifarei, ad esempio, quindi sicuramente sono cresciuta anche come YouTuber, insomma, se così si può dire. Sei una persona molto semplice, umile e solare, e questo è ciò che trasmetti sempre. Grazie. Non c'è una cosa più bella, sì, è vero. Semplice, umile e solare. Sono veramente tre aggettivi che mi si addicono tantissimo, perché comunque sono veramente sempre, sempre, cerco di essere sempre, sempre solare. A volte mi viene anche naturale di esserlo, insomma, perché sono proprio fatta così. Ambiziosa e romantica, sì, ma soprattutto ambiziosa e romantica, non tanto, cioè lo sono, però mi deve venire proprio quella cosa del romanticismo, se no non lo sono tantissimo. Positiva in tutto, sì, che a questa è bellissima, questa qua, che grazie a Dario il tuo fatturato è triplicato, o forse che Dario ha aumentato il suo fatturato grazie a me, insomma, è reciproca la cosa, diciamo che assieme abbiamo aumentato il nostro fatturato, questo sicuramente sì. Poi, hai un fotografo personale fantastico che fa un sacco di foto fighe che vorremmo tutte. Sì, è vero, Armando. Il tuo carattere è super pazzo, ti emozioni e ti diverti per le cose più semplici. Oh mio Dio, ma che belle cose mi avete scritto. Sì, è vero. Io mi emoziono, mi diverto in modo molto facilmente, mi piace proprio. Io odio, vi giuro, più forte mi odio le persone pesanti, musone, pessimiste, che vedono tutto nero. Cioè, non ce la faccio, guarda. Cioè, veramente, a meno che non c'è proprio un problema grave. Succo la vita, dai. Se non avessi incontrato Dario, non avresti aperto lo shop. No, questo non so. In verità, perché comunque era comunque un mio sogno, quindi diciamo che assieme a lui abbiamo potuto realizzare questa cosa, però non so che se da sola comunque l'avrei fatto, o comunque questo non so. Diciamo che è stata la strada, cioè la vita che ha scelto per noi, e quindi non so, adesso ci vorrebbe un po' tipo come film Sliding Doors, se io avessi cambiato direzione, se io quel giorno non fossi venuto da te a piangere e ci saremmo messi insieme, che non lo so, insomma, non so, però magari sicuramente stavi facendo qualcosa di bello e di molto molto grande e di bello, perché comunque io sono fatta così, essendo che sono molto ambiziosa, sicuramente non sarei stata, insomma, con le mani in mano. Allora, ti amo, vi amo, grazie. Allora, sei laureata in biotecnologia, mi pare che lo dicessi tu, ma non ricordo. No, non sono laureata in biotecnologia, ma sono laureata in tecniche di laboratorio biomedico, che è un po' diverso, come argomenti, però è molto simile a livello di lavoro, di quello che devi fare, perché comunque ha a che fare sempre con analisi biotecnologiche, analisi del sangue, insomma, varie cose, poi dipende dall'ambito in cui vai a lavorare. Metti il link dello scrub viso all'anguria, non riesco a trovarlo. Allora, questo penso si riferisca al video che ho fatto della morning routine dello scrub viso all'anguria che abbiamo su Carita Shop, scrub viso e labbra, e basta che vai nella ricerca su Carita Shop e cerchi, lo scrivi proprio scrub viso e labbra, oppure vai nella categoria scrub e lo trovi. Purtroppo qua su YouTube non posso metterlo, magari se mi ricordo te lo metto nel box informazioni di questo video. E
Il colore della tua macchina, questa è bella, non l'hai scelto tu, lo trovo così diverso dalle tue scelte abituali, invece non l'ho scelto io. In realtà la mia macchina non è proprio nuova, io ce l'ho già da un po' di tempo, anche se non molta cura, in realtà non la uso neanche tantissimo, c'è da dire, la uso solo per gli spostamenti in città, piccole insomma, però quindi ce l'ho già da parecchi anni. E quindi magari però è una macchina che mi piace ancora, anche il colore è un colore tipo beige, a me piace tantissimo questo colore, in verità è l'unico altro colore che potevo scegliere di macchina, era nero, perché la macchina nera mi piace tantissimo, che è super elegante, fine, figa, lucida, mi piace, però poi ho visto questo colore, era unico, a suo tempo non c'aveva nessuno questo beige molto shabby, molto mi piaceva un sacco, quindi no, l'ho scelto io. Sei una bellissima e bravissima ragazza, ti ammiro per come sei sempre solare. Grazie, grazie mille. Ho già risposto prima. Vorresti avere un figlio con Dario? Beh, sì, sicuramente sì. Piangi poco, ma se cominci non smetti più. Questa è bellissima. Io è vero, piango pochissimo. Proprio non so come attivare il meccanismo, non so, il meccanismo delle lacrime, non ho questi rubinetti che si aprono facilmente, a volte anche se sono proprio molto dispiaciuta o molto arrabbiata non mi escono facilmente le lacrime, però questa è una cosa brutta, perché tipo ad esempio anche a scuola oppure in alcune circostanze in cui magari c'erano le persone più piagnone che subito piangevano, le prendevano per più sensibili, a me per più menefreghista, invece no, magari dentro stavo morendo, però è proprio il meccanismo delle lacrime dagli occhi che non mi si attiva. Però piango quando poi sto veramente male o quando poi non so, in determinate circostanze, adesso per esempio non ricordo l'ultima volta che ho pianto, sarà tipo un anno fa, cioè veramente piango poco, e se cominci non smetti più, sì, è vero, piango quando mi fanno soffrire, piango per il dolore fisico, insomma piango di rabbia. Poi Nana Pulitana, yeah, sì, stupenda, sorridi perché te lo meriti, un bacio Luca. Grazie Luca, un bacio. Che sembri molto forte e determinata, ma in realtà sei una persona dolcissima. Sì, sembro molto forte e determinata, ma menefreghista, vi ho detto per il discorso di prima, e invece sì, alla fine sono molto molto dolce, sensibile, buona, e veramente mi faccio fregare così. So che ogni tanto bevi sangue di unicorno, ma è bio? Oh mio Dio, questo è Vale. Ciao Vale, sei un folle. Sì, comunque tutto quello che io bevo è bio, quindi anche sangue di unicorno. Hai un gran cuore, Carlita, sei una donna fantastica con un bellissimo carattere solare. Grazie mille. Penso che sia la parola solare sia quella più gettonata nei vostri commenti. Penso che sia una persona che ha lavorato e che lavora tantissimo per raggiungere i propri obiettivi. Sì, è vero, mi impegno tantissimo. Se ci credo in una cosa, raga, io non mollo. Vi consiglio di fare così, non mollate finché non avete raggiunto il vostro sogno. Non accetti la tua età, ma non è che io non l'accetto, io l'accetto la metà, però non vedo perché la devo dire, cioè ci sono cose che magari non è che uno deve dire proprio tutto, e quindi io la metà non la voglio dire, ma non è che non l'accetto, io l'accetto, ma poiché me ne sento 10 di meno, non la voglio dire. Siete voi che non accettate che io non la voglio dire, scusate. Che sei molto ovviamente scherzo, che sei molto preparata, gentile e sensibile, e soprattutto sai quello che dici. Grazie, questo è un bellissimo bellissimo complimento. Capricciosa in senso buono, bella gnoccolona, grazie. Oh mio Dio, sei Toro ascendente bilancia, ma io sono Toro, però sai che non so l'ascendente, scrivetemi nei commenti come si calcola sta ascendente, non l'ho mai saputo, però mi vedo ascendente bilancia, tipo equilibrio, però sì, sono Toro. Io vorrei sapere prima di questo successo che lavoro facevi. Allora, io facevo, l'ho detto prima, il tecnico di laboratorio biomedico, mi sono laureata all'università, ho iniziato a lavorare nei laboratori di analisi e poi ho dovuto insomma lasciare il mio lavoro perché in pratica, poiché la mia passione mi prendeva così tantissimo tempo e mi impegnava tantissimo, YouTube e tutto, che andavo a togliere tempo al mio lavoro, e quindi praticamente anche economicamente guadagnavo di più con la mia passione, quindi c'è stato un periodo in cui il mio hobby è diventato il mio lavoro, e quando stavo là pensavo alle cose che dovevo fare a casa perché la mia passione era quella, era YouTube, era cosmetici, quindi alla fine ho lasciato perché la mia strada era questa, insomma. E
pensi di meritare meno di ciò che meriti. Sì, è vero, però in realtà io sono anche molto sicura, nel senso che poiché le cose che ho veramente me le sono guadagnate, ci ho creduto, me le sono sudate, mi sono impegnata tantissimo, alla fine no, me le merito. Non ti abbatti facilmente, verissimo, verissimo, soprattutto, soprattutto non mi abbatto, cioè non ho una botta in testa. So che sei buona, onesta, un po' capricciosa, ma se, dai, sei riccia di base, ogni riccio capriccioso, sì, è vero. Sono molto capricciosa, rompiballe, non mi sta bene nulla, insomma. Se penso che sono una donna con le contropalle, ti ammiro, ti stimo e ti voglio bene, sei un modello per me. Grazie mille, mio Dio, quante belle cose che mi state dicendo. Tu dormi pochissimo, verissimo, dormo pochissimo. Anni fa avevo un equilibrio proprio veramente precario dal punto di vista del ritmo dormi sveglia, come si dice, perché io lavoravo tantissimo la notte a montare video su YouTube, ero anche molto più attiva forse su YouTube, eccetera. Poi col tempo, avendo poi uno shop online, dedicando tempo anche allo shop online, alla mia azienda, ovviamente video ne faccio anche di meno, poi riesco comunque a lavorare più di giorno, insomma, mi sono gestita in modo che la notte a una certa vado a dormire, però dormo pochissimo, sì, questo è vero, ma non ho proprio le esigenze, sapete, tipo il pomeriggio, anche se sto in casa, non mi viene proprio di dormire, cioè faccio sempre qualcosa, ma non dormo. Se supposizioni non ne ho, ma ho sempre seguito te per la positività e l'interesse che abbiamo in comune. Grazie, che bello. So che sei una ragazza molto umile, non ti vanti di quello che hai, ma vivi con semplicità. Oh mio Dio, che bello! Ma mi state scrivendo delle cose stupende. So che delle cose che mi vanto non sono cose materiali, ma sono cose, ad esempio, mi vanto di essere riuscita a trovare una persona che crede in me, che mi fa stare bene, con cui che mi ama. Non lo so, mi posso vantare, non so, del mio cane perché è un cane buonissimo, dolcissimo, della mia famiglia, della mia casa, insomma. Dei rapporti che ho con le persone, insomma, di queste cose qua un po' più filosofiche. Allora, poi, sei una persona ultra sensibile, determinata e con sani valori. Questo mi fa tanto tanto piacere perché veramente vi ho detto con questa cosa che non riesco a piangere, con questa cosa che sembro forte e determinata, a volte si può pensare il contrario, quindi mi fa piacere che capiate che comunque sono una persona molto sensibile e comunque con sani valori, è veramente importante per me. Vuoi anche trasmettere positività nella vita, non solo video sulle gobbie e cosmetici? Sì, è vero, ci tengo tantissimo, proprio questo è il motto. Molto spesso nei video mi vedete allegra, mi vedete felice, questa volta a me viene il dubbio, dico, ma va che forse pensano che io sia superficiale, insensibile. Invece no, io, cioè anche io ho problemi, basta che mi fermo un attimo. Oh mio Dio, si è scaricata la batteria. Allora, sei una persona positiva, sì, è vero, penso che sei una ragazza tenace, dai sani valori e ottieni ciò che vuoi con sacrifici. Bellissimo, questa cosa mi fa tanto tanto piacere che la percepiate e che si capisca. Non riesci a fare a meno della skincare, sì, è vero, dai miei video morning routine, skincare routine, penso che l'abbiate capito. Ci tengo tantissimo a curare la pelle. Appunto mi piace avere proprio una bella pelle, quando mi sveglio vedere una bella pelle senza le impurità, le imperfezioni, eccetera. Sei diventata troppo molto vanitosa o stenti troppo? E ovviamente c'è qualcuno che pensa questo, che ovviamente mi fa piacere che siano in minoranza, non è assolutamente vero che sono diventata vanitosa. No, secondo me sono diventata più carina e quindi forse che sembra che sia vanitosa, ma io posso assicurare che io mi guardo pochissimo allo specchio, però comunque non c'è nulla di male nel piacersi. Se vi posso dare il consiglio, siate vanitose, cercate di piacervi, di valorizzarvi, perché veramente non c'è proprio nulla di male, ragazze, quindi fatelo, se vi fa sentire bene, fatelo. Anzi, è un problema quando non ci si piace, quindi
siate vanitose. Con questo chiudo perché ho la batteria che si sta scaricando, è quasi terminata. Quindi vi mando un bacio grande, tanti like a questo video, lasciate i vostri commenti e datemi nei commenti qualche idea per i prossimi video. Se vi piacciono questi video in cui mi apro a voi, scrivetemi nei commenti quali altri video di questo genere vorreste che io facessi. Yeah, ce l'ho fatta, ho indovinato tutti i verbi. Ragazzi, vi mando ancora un bacio, tanti tanti baci, grazie per aver guardato questo video. Ciao, seguitemi anche su Instagram, mi raccomando che là...